Il nostro obiettivo è stato quello di lavorare alla ricreazione di un luogo che possa accogliere tutte le energie giovani della città di Napoli, tutti quei ragazzi che si formano nelle arti, nella creatività, nella musica, appassionati di editoria, di letteratura, di artigianato, attraverso anche nuove formule di gestione imprenditoriale, il co-working, lo stare insieme. Con l'obiettivo di rilanciare il patrimonio edilizio esistente e inutilizzato, il Comune di Napoli apre alla cittadinanza per mettere in moto processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico. Scade il 30 ottobre l'avviso pubblico per assegnare in concessione d'uso a titolo oneroso i 12 locali di proprietà del Comune in Piazza Museo Nazionale e nella Galleria Principe. Il bando è rivolto ad attività che valorizzino le tradizioni storico-culturali della città e contribuiscano al rilancio di un monumento dal valore inestimabile, ma è solo uno di una serie di interventi ai quali l'amministrazione sta lavorando per il rilancio di tutta l'area a ridosso del museo. Sono molto contento perché, nonostante siano passati 4 anni, questo è stato uno dei primi miei obiettivi da raggiungere e che dopo 4 anni, ahimè, insomma, abbiamo portato a termine, in modo tale che i giovani, gli artisti e non solo, anche la parte culturale e artistica di questa città potesse oggettivamente fruirne di questo posto che è meraviglioso. Oltre all'assegnazione dei locali della Galleria Principe, il Comune di Napoli è impegnato nella riqualificazione dell'area del centro storico che racchiude il Museo Archeologico, l'Accademia di Belle Arti, il Dipartimento di Architettura della Federico II e il Conservatorio di San Pietro a Maiella. In sinergia con queste 4 istituzioni si sta mettendo a punto un piano dettagliato per valorizzare l'intera area. Non c'è soltanto il bando. Il bando è un punto di un arcipelago di interventi e quindi insieme adesso noi andremo a realizzare non soltanto un progetto di arredo urbano per tutta l'area che abbraccia la Galleria Principe insieme al Dipartimento di Architettura, ma anche con l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio, il Museo Archeologico Nazionale, una sinergia sia per quanto riguarda le attività culturali che si andranno a realizzare, sia soprattutto per la fruizione di uno spazio che oggi continuiamo a vedere chiuso, ma presto sarà completamente ridato e riconsegnato alle energie creative più forti e più importanti della città di Napoli. Si tratta di riqualificare in maniera inclusiva per la popolazione e in maniera anche green per la città, quindi potenziando le alberature, potenziando la fruibilità e l'accessibilità, in maniera da restituire alla città un importante ambito purtroppo finora trascurato.